Ciao a tutti, ecco l'uscita al porto della Coruna per andare a Lisbona. Ecco la Coruna, ecco il nostro molo. Mario che è molto impegnato. La calma e fuori ci aspetta un bel po' di vento. Ecco qua un momento di vento. Sono circa le 9 e sto andando verso Capo Finisterre. Abbiamo lasciato la Coruna. Questa è una delle giornate abbastanza vogliamo. Sole, capito? Viva l'Atlantico! Viva l'Atlantico! E adesso aspettiamo Capo Finisterre, vediamo cosa succede là. Ecco al giardinetto, di fianco alla terra, Spagna, che sono un po' diventa Portogallo. Ci sono un po' di onde atlantiche, ma va tutto bene. Eccoci in avvicinamento a Capo Finisterre, abbiamo ancora per un'oretta per doppiarlo. E c'è stato vento abbastanza forte e le onde sono importanti, però tutto bene. Ciao ciao. Ecco Capo Finisterre. Si vede in lontananza il peschereccio che affronta le onde dell'Atlantico. Stiamo andando solo con il Genova. E circa 30 nodi e il mare si è un po' calmato per fortuna. Allora, lì c'è un peschereccio. E lì c'è un altro. Ciao, oggi è il 7 luglio, sono circa le 6:30. E volevo farvi vedere quest'altra. Siamo a motore perché non c'è vento, siamo vicini alle coste del Portogallo, un po' a nord del porto. Guardate che bello. Speriamo in una termica più tardi, visto che siamo sotto costa. Ciao ciao! Allora, finalmente abbiamo ripreso il mare con un po' di vento. Cioè, eravamo in mare ma non c'era vento. E adesso stiamo andando bene. E qui c'è il Zenneker, la landa. Andando Mario via
stiamo andando bene. Pattumiera fuori, che rimetteremo dentro di sera. Si fila. On rajoute une deuxième gaine. On fait ça beaucoup sur les bateaux, les bateaux de course ou qui avec. Souvent. Et siamo in Atlantico, figuriamoci sul Mediterraneo. Ciao ciao. Eccoci arrivati alla costa vicino a Lisbona, in particolare dietro quella punta c'è il Cascai. Non c'è vento, andiamo a motore e non siamo soli. Calmo, stiamo cercando da dove arriva una specie di invasione di mosche che è successo sotto. Abbiamo trovato dove ha fatto marcia. Qua ci fermeremo per qualche ora per poi ripartire alla volta vicino di terra. Ecco la costa e dietro quella punta c'è il porto. Chiaramente potremmo farci una doccia, sistemare alcune cose, poi essere pronti per la partenza della mattina molto presto. Si va motore e non c'è vento. Siamo in porto a Cascai, vicino a Lisbona, e abbiamo avuto un qualche problema. Adesso Thierry è lì che sta controllando l'arrivo della drizza del Jennecker, cioè quella che si è rotta, sta cercando di capire perché si è rotta. Comunque siamo tranquilli e adesso lo facciamo scendere.